favorire il benessere psicofisico della popolazione meno abbiente. E questo è l'obiettivo del primo polo sociosanitario di prossimità inaugurato nel centro di Bari in via Re David. Aperto all'utenza 2 giorni infrasettimanali, ogni martedì e giovedì, lo sportello fornisce servizi gratuiti a persone e nuclei familiari in condizione di difficoltà socio-economica presenti sul territorio cittadino. Previsti interventi di informazione ed educazione sanitaria, iniziative di prevenzione e promozione della salute, servizi di monitoraggio e screening, attività diagnostica e trattamentale di base, realizzata attraverso l'impiego di strumentazioni specialistiche e la fornitura di farmaci da banco, in presenza di specifiche esigenze, in collaborazione con l'Emporio della Salute di Bari. Lo sportello, inoltre, offre consulenza psicologica individuale, familiare e di coppia. L'assistenza in questa struttura funzionerà ora in questa prima fase per 2 giorni alla settimana. Avremo un'assistenza sanitaria di base, sia medica ma anche psicologica, quindi anche da un punto di vista trattamentale sarà un trattamento di base, poi ci sarà l'invio al servizio sanitario nazionale. Diciamo che un po' la necessità di avere questo tipo di polo è nato durante il periodo, anche da sollecitazioni degli operatori dei servizi a bassa soglia che gestiamo, come Area 51, Unità di Strada Pisse, è nata un po' proprio dalla necessità durante il periodo pandemico di trovare un punto di riferimento per l'utenza in grave marginalità, cioè serviva più per quest'utenza avere un punto di riferimento dove rivolgersi, diciamo un po' orientarsi per poi essere inviato ma soprattutto accompagnata nel percorso nel sistema sanitario nazionale. Noi medici con l'Africa, QAM, siamo particolarmente contenti di essere presenti, di essere stati coinvolti dal Comune di Bari e dal CAPS in questo ambulatorio. Noi prestiamo assistenza sanitaria e saremo presenti 2 volte alla settimana in questo ambulatorio in via Re David 76. Ci auguriamo di essere utili alla comunità, non soltanto al quartiere, ma che arrivino in questo ambulatorio da tutta la città, in modo da poter aiutare quanta più gente possibile. Inauguriamo il primo polo ambulatorio di prossimità. È il terzo in realtà dei presidi sociosanitari che come assessorato al welfare abbiamo e realizziamo sulla città di Bari. In modo particolare quello di oggi ha una caratteristica di costituire un'antenna territoriale per gli screening, per la prevenzione, per la promozione della salute, per gli adulti più fragili, perciò i migranti, i senza dimora. Sarà appunto una realtà molto importante, realizzata per la prima volta, di supporto poi alla rete di servizi, alle unità di strada, al pronto intervento sociale che già esistono da anni sulla città di Bari. È importante perché anche nell'ambito di una delle prime sperimentazioni che poi realizzeremo col PNRR.